Benvenuti al nuovo webinar di Marzuola in the Cloud per la quinta e penultima lezione, Effetti creativi, con un pizzico di fantasia nel flusso di lavoro. Io sono Clizia Capecchi, Marketing Specialist per X-Rite Pantone e con noi abbiamo il nostro colorati Francesco Marzoli di digitalpostproduction.it, Certified Expert in Photoshop e Beta Tester per i prodotti X-Rite Pantone. Gli argomenti trattati si rivolgono a utenti che approcciano Photoshop, la gestione del colore e la post-produzione per la prima volta o quasi. Vi ricordiamo che potete commentare live la lezione di Francesco su Twitter con l'hashtag XWriteWebinarMarzoli. Inoltre seguiteci at XWritePhoto e at FrancescoSPX. Abbiamo in palio due premi per voi, una Wacom Intuos Pro S ed un Color Monkey Display. Quindi twittate più che potete, in maniera più divertente che potete, perché la prossima e ultima lezione, che sarà il 19 dicembre, selezioneremo i vincitori. Il webinar è registrato e, come sapete, domani riceverete una mail con il link e la lezione. La presentazione dura circa un'ora e, da ultimo, dedicheremo 10 minuti per rispondere alle vostre domande, che potete già iniziare a scrivere nella chat sulla vostra destra durante la presentazione di Francesco. Sappiamo bene che non tutti gli argomenti possono essere trattati in modo approfondito in così poco tempo, quindi se volete ulteriori informazioni o addirittura delle lezioni private, Francesco è a vostra disposizione. Lo potete contattare nel suo blog digitalpostproduction.it. Francesco, ci sei? Sì, ci sono, eccomi. Grazie. Allora ti passo il monitor e la parola. Eccoci qui. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa quinta e penultima puntata, come diceva Clizia poco fa, sul corso di Photoshop CC Base. Bene, di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo soprattutto per quanto riguarda gli effetti creativi e la gestione degli effetti creativi, dei livelli su Photoshop. Quindi vedremo i metodi di fusione, i livelli di regolazione, vedremo praticamente un po' come creare degli effetti che poi possono essere applicati alle nostre fotografie, possono essere applicati, diciamo, alle fotografie di moda, ritratto, fotografie automobilistiche. Come avete richiesto la scorsa volta, oggi non ci sono signorine, ma abbiamo una foto con dei maschietti. A dire la verità, una signorina c'è, però è in coppia con un altro maschio, quindi alla fine è tranquillo. Ok, allora andiamo ad aprire il primo file e iniziamo a capire, iniziamo a parlare appunto dei metodi di fusione. Ok. Eccolo qui, togliamo questa griglia. Perfetto. Vediamo come iniziare a ragionare su una foto. Quando guardiamo una foto, quando apriamo una foto e capiamo che c'è comunque qualcosa che non va, o comunque vogliamo dare questo effetto in più. Una cosa molto importante per quanto riguarda gli effetti è che comunque, ad esempio, per quanto riguarda il cinema, quindi diciamo, tutta la parte del visual effects all'interno dei film, del cinema, noi possiamo comunque applicare degli effetti anche a scatto finito, quindi possiamo andare a dare un look alla nostra foto anche dopo aver fatto tutta quanta la post-produzione e alla fine facciamo la, diciamo, color correction. Però per quanto riguarda correzione del colore, non indichiamo soltanto quando dobbiamo andare a, diciamo, resettare, quando dobbiamo andare a equalizzare i colori della nostra foto, ma anche quando dobbiamo andare ad aggiungere delle dominanti, delle varianti per andare a creare un look e un mood
più forte, diciamo, nelle nostre immagini. Quindi, ad esempio, se dobbiamo esprimere un concetto, deve essere molto dark, molto contrastato. Poi, non so, se dobbiamo esprimere un concetto, diciamo, un po' più di fantasia, un po' più, diciamo, mistico e quant'altro, possiamo utilizzare, ad esempio, delle immagini molto più sfocate, molto più leggere, molto più chiare. Quindi possiamo giocare con, appunto, la correzione del colore in maniera creativa e non in maniera, diciamo, scientifica, per andare, ecco, a riportare tutti i colori a posto, ma anzi al contrario, per andare a cambiare il tutto e rendere il messaggio molto più forte. Come possiamo fare questo? Lo possiamo fare attraverso i metodi di fusione, come ho detto poco fa, oppure attraverso i livelli di regolazione. Ora iniziamo a vedere quali sono i metodi di fusione più comuni, e soprattutto facciamoci una piccola carrellata sui metodi di fusione e vediamo, cerchiamo di comprendere quali sono le varie caratteristiche di ogni metodo di fusione. I metodi di fusione in questione... Oh, scusate, ho staccato il filo del Mac. Ok. I metodi di fusione in questione che trovate sono rappresentati qui, dove c'è scritto normale. Noi in questo momento i metodi di fusione sono disattivati, quindi come possiamo fare per attivarli? Dobbiamo semplicemente duplicare un livello o creare un nuovo livello, quindi come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, ad esempio creiamo un nuovo livello così, e si attiva la modalità di fusione di questo livello. Perché si attiva solo se c'è un nuovo livello sopra? Appunto, proprio perché il livello si deve fondere, dal nome metodo di fusione, con quello sottostante. Ora, in questo momento il livello è vuoto, quindi lo andiamo a cancellare, mentre andiamo a fare una prova con un nuovo livello di regolazioni curve. Allora, metodo RGB 8B, perfetto. Creiamo un nuovo livello curve. Vedete, in questo caso qui, io ora non tocco per niente le curve, ho attivato il metodo di fusione normale. Ora, per quanto riguarda le curve, c'è una lezione, se non sbaglio era la seconda lezione, dove si trattava, ecco, un accenno sulle curve come luminosità e contrasto di un'immagine. Oggi andremo un pochettino oltre, quindi vedremo come possiamo utilizzare le curve in maniera più creativa e come mischiarli anche con i metodi di fusione. Ora, se io faccio accendi e spegni qui, attivo e disattivo il livello, in questo momento non mi succede niente, non mi cambia niente, perché ho il metodo di fusione normale e la curva è impostata praticamente a zero, è come l'originale. Guardiamo un po' i vari metodi di fusione. Allora, troviamo la prima parte, praticamente, che è la parte normale, dove non ho effetti sulla nostra foto. Poi ho la seconda parte, dove c'è scurisci, moltiplica, colore brucia, brucia lineare, colore più scuro, dove qualsiasi di questi valori vado a prendere, il risultato della mia immagine sarà sempre più scuro. Quindi, ad esempio, prendo moltiplica e, come vedete, il risultato dell'immagine è più scuro. Poi trovo schiarisci, scolora, scherma lineare, colore più chiaro. Questa parte qui, se io prendo uno di questi valori, il risultato sarà sempre più chiaro. Quindi è un po' il contrario di moltiplica, ad esempio utilizzo scolora. Non è proprio esattamente il contrario, però per farvi capire un po' l'effetto. Utilizzo scolora. Come vedete, la foto è più chiara rispetto all'originale. Poi c'è la terza parte qui, dove c'è sovrapponi, luce soffusa, luce intensa, luce vivida, luce lineare. Questa parte qui serve per andare a contrastare la nostra foto maggiormente. Quindi nella prima parte, dove
trovate moltiplica più scura, scolora più chiara. Invece queste voci qui sopra ogni luce soffusa servono a dare più contrasto, quindi ad esempio utilizziamo un sovrapponi. Come vedete, la foto non si è solo scurita, potrebbe sembrare, ma si è anche, cioè, si è contrastata. Quindi guardate qui le mani. Quindi dove era più chiara e maggiormente più chiara, dove più scura è maggiormente più scura. Quindi questa parte qui serve a dare più contrasto. Poi abbiamo differenza, esclusione, sottrae e dividi. Questa è una parte un po' più, diciamo, avanzata e serve per fare dei, diciamo, delle operazioni particolari con Photoshop, ad esempio degli scontorni, oppure un ritocco della pelle avanzato. E è una parte molto, diciamo, molto più complessa, e se andiamo a effettuare, diciamo, delle operazioni, come vedete, il risultato non è, diciamo, non è utilizzabile nell'immediato. Okay. Poi abbiamo invece l'ultima parte, e questa andiamo a vedere anche oggi, dove tonalità, saturazione, colore e luminosità. Che cosa sta a indicare quest'ultima parte? Sta a indicare che praticamente io di questo livello che ho selezionato devo utilizzare soltanto la parte del colore. Di quest'altro livello invece devo utilizzare soltanto la parte della luminosità. Se attivo questo metodo di fusione soltanto la saturazione, se attivo questo metodo di fusione soltanto la tonalità. A che cosa servono fondamentalmente? Servono per andare a eliminare, diciamo, cosa non voglio di uno specifico livello. Vedremo più avanti. Se io faccio delle regolazioni con la mia curva, posso decidere se mantenermi soltanto il colore di quella regolazione, posso decidere se mantenermi soltanto la luminosità, oppure posso decidere se mantenermi entrambi, quindi colore e luminosità, e in questo caso vado ad agire sia sul contrasto che sul colore. Ora, dopo questa rapida carrellata di metodi di fusione, quali sono i più utilizzati in modo tale da andare più spediti? Mi ricordo le prime volte che utilizzavo Photoshop, e non solo le prime volte, andavo a caso tra i metodi di fusione, quindi mi settavo sul primo normale e poi con la freccia scendevo giù e li provavo uno ad uno fino a quando non avevo un risultato, diciamo, ottimale e desiderato. Questo perché un po' non conoscevo come funzionavano i metodi di fusione e un po' mi piaceva anche sperimentare, che questo è sempre giusto, sempre buono. Ora, i più usati sono, vabbè, a parte normale, sono moltiplica, scolora, sovrapponi e luce soffusa, colore e luminosità. Diciamo, questi sono quelli della top 10 che vanno maggiormente di moda. No, più che di moda sono quelli che producono degli effetti che si possono utilizzare nell'immediato. Altri invece, ad esempio, schiarisci, scurisci, oppure luce lineare, sono, diciamo, dei metodi di fusione che poi vengono applicati con delle tecniche particolari, quindi sono soltanto il primo step di una lunga tecnica. Mentre sovrapponi, come dicevo, luce soffusa, colore, luminosità, moltiplica e scolora, danno dei risultati nell'immediato, quindi possiamo utilizzare anche, diciamo, solo ed esclusivamente questi metodi di fusione per applicare degli effetti. Ora, andiamo a vedere un po' nell'atto pratico. Ad esempio, mettiamo caso che volessi creare un effetto un po' alla Instagram, quindi fare dei viraggi cromatici, fare delle vignettature, spostare un po' i colori, quindi riprodurre un po' come, diciamo, questa tendenza di adesso di effettuare quello che prima veniva chiamato un po' il cross-processing, quindi, diciamo, invertire degli inchiostri, ma in questo caso andiamo a invertire dei colori. Come facciamo tutto questo? Lo facciamo ad esempio con le curve. Io elimino questo livello curve per ripartire da capo e guardiamo un po'. In questo momento andiamo, diciamo, andiamo live, facciamo delle prove insieme, quindi proviamo a cambiare dei canali, il rosso, il verde, il blu, e vediamo cosa succede, sperimentiamo. Perché poi alla fine
diciamo, questa parte è molto molto creativa, è poco tecnica, quindi sta al vostro gusto, a, diciamo, al vostro occhio, al vostro stile, creare qualcosa che, diciamo, rafforzi il messaggio che volete esprimere con la vostra foto. Ora, come abbiamo detto, creiamo un nuovo livello curve. Ad esempio, dai canali qui RGB clicchiamo e prendiamo il canale del. Ora, nelle prime lezioni abbiamo visto come funziona il discorso delle curve, quindi da questa parte ci sono le ombre, da quest'altra parte ci sono le luci. Ora, sappiamo che il colore opposto al blu è il giallo. Quindi, se io mi sposto e clicco su questo punto qui, se porto il cursore verso destra, vado ad aggiungere del giallo. Quindi tolgo del blu e aggiungo del giallo. Mentre se porto il cursore verso l'alto, vado a togliere del giallo e ad aggiungere del blu. Ma solo ed esclusivamente nelle ombre, perché sto utilizzando il puntino appunto che si trova nella zona delle ombre. Come vedete, questa è l'originale, io vado nelle ombre a mettere un pochino di blu, quindi vado a fare questo viraggio come se avesse una dominante. Ma vedete che le luci, ad esempio il bianco della maglia, non viene toccato, o viene toccato leggermente, proprio perché ho operato solo ed esclusivamente nella zona delle ombre, quindi colori scuri come ad esempio il nero è la prima cosa che notiamo che inizia a diventare leggermente blu violastro. Ora, facciamo la stessa cosa con le luci, la stessa cosa anche qui, il colore opposto è il giallo, quindi se io mi abbasso vado a dare più giallo nelle luci, e infatti guardate la maglia come inizia a diventare più giallastra, la maglia della ragazza. Mentre se mi sposto verso sinistra, vado a dare blu anche nelle luci. Ora, qual è il trucco? Il trucco è che non dovete dare lo stesso blu sia nelle luci che nelle ombre, altrimenti la foto vi viene con una dominante blu, e questo non va bene. Il trucco sta nel giocare appunto e nel mischiare gli inchiostri, quindi nel mischiare appunto i canali in questo caso. Quindi, ad esempio, se nel blu, se nelle ombre inseriamo del blu, nelle luci proviamo ad inserire del giallo. Ok, come vedete, questo è prima e questo è dopo. Inizia già a prendere un po' l'effetto un po' vintage, un po' retro che volevamo ricreare all'inizio. Ora, questi sono i punti luci ed ombre, però ci sono anche nei punti intermedi, quindi noi possiamo anche giocare con i mezzi toni e andare a dare più o meno giallo nei mezzi toni e creare tipi di effetti particolari. Ok, ad esempio, non solo per il blu, possiamo anche farlo per il canale del verde. Magenta o verde. Quindi anche qui posso dare un tocco in più di magenta per riscaldare il tutto nelle ombre. Oppure posso dare un tocco in più di verde nelle luci. Ora, quello che vi dico, in questo caso, soprattutto quando si tratta di incarnato, occhio con il verde, perché il verde non fa tanto bene alla pelle, quindi meglio il giallo, fidatevi, il verde, se poi vi esce un incarnato troppo verde, non è proprio il massimo. Poi, ad esempio, c'è il rosso, dove il rosso possiamo giocare molto bene con il canale del rosso e aiutarci a rafforzare questa dominante, perché l'opposto al rosso in questo caso è il ciano, quindi se prima abbiamo dato blu, adesso spostandoci con il cursore verso dentro, nella parte delle ombre, diamo ancora più ciano nelle ombre. Se invece ci spostiamo con il cursore a sinistra, diamo più rosso
nelle parti chiare, ma questo non lo vogliamo, perché altrimenti loro mi diventano come Peppa Pig, completamente rosa. Iniziamo a giocare e creiamo appunto degli effetti creativi che ci piacciono. Non dobbiamo essere precisi, dobbiamo andare in maniera molto, molto di getto, molto quello, diciamo, quello che ci sentiamo di fare. Sperimentiamo, stando sempre attenti, come dicevo, a, diciamo, a comunque a non creare dei risultati troppo finti. Dobbiamo essere talmente tanto bravi, qual è il trucco? Da capire che c'è stata una post-produzione, però l'occhio comunque non deve capire che dominante c'è appena guarda la foto, appena viene vista la foto. Soprattutto, come dicevo all'inizio, nel cinema dell'advertising, questa è una fase che si fa assolutamente. Se io vi dico, pensate a Matrix, che colore è Matrix? Matrix ha un colore verde, perché tutta la, diciamo, tutto il film ha avuto questa post-produzione, questo, diciamo, questa color correction di verde, quindi poi tutte le scene saranno riportate e, diciamo, avranno una dominante di verde. Ad esempio, invece, nei film di azione la dominante che di solito viene usata è il blu e l'arancione. Ad esempio, pensate alla saga The Bourne, quindi tutti i vari The Bourne hanno una dominante bluastra, perché comunque fa molto azione, fa molto ambiente, fa crea diciamo molta suspense e così via. Quindi nell'industria cinematografica e pubblicitaria questa fase qui è molto importante, ma la dovete fare, diciamo, in una maniera molto sottile, che lo spettatore, quando guarda la vostra foto, non dice: ah, Madonna, sta foto è blu, ma è comunque riesce a percepire che c'è qualcosa in più, ma diciamo che se la fate bene non si vede, come dico sempre, se la post-produzione è fatta bene non si vede. Quindi anche qui, occhio a non calcare troppo nei vostri effetti. Continuiamo comunque. Creiamo un qualcosa di questo genere qui. Ok. Questo è prima, questo è dopo. Ora possiamo di nuovo tornare all'RGB, ad esempio. Quindi mi trovavo sul blu, torno all'RGB e posso creare altri contrasti. Quindi posso continuare a giocare. Ok. Questo è prima. Come vedete adesso, la foto di prima sembra quasi smorta, sembra quasi che ha una patina sopra. E questo è dopo, un po' più contrastata, con qualche dominante, così nelle ombre, una dominante di blu, e nelle luci, diciamo, una dominante di giallo. Questa operazione che io ho fatto nelle curve la possiamo anche ripetere, più che ripetere la possiamo amplificare con i metodi di fusione. Ora, andiamo a vedere un po' che cosa succede con i vari metodi di fusione. Selezioniamo, ad esempio, scolora. Scolora è un metodo di fusione molto, molto, molto forte, che, come abbiamo detto, agisce soprattutto nelle luci, quindi il risultato, scusate, non agisce sulle luci, il risultato sarà molto più chiaro. Quindi abbiamo inserito il metodo di fusione scolora. Cancelliamo le operazioni fatte sull'RGB e casomai andiamo ad abbassare un po' il tutto. E guardate un po'. Possiamo anche continuare ad abbassare qua. Ok. Cosa sta facendo Scolora? Scolora ha dato una botta di contrasto a tutta la foto, ma nei vestiti ha creato una leggerissima dominante all'interno appunto delle ombre. Posso continuare a modificare e ad aggiungere, quindi vado a mischiare metodo di fusione con operazioni fatte con le curve, ad esempio.
Ora sono partito con le curve perché quella è un po' più complessa. Poi possiamo scendere, diciamo, di difficoltà ad arrivare ad altre cose molto più semplici. Però è buono sapere che con le curve veramente possiamo creare qualsiasi tipo di effetto. Ora proviamo un moltiplica. Ovviamente la curva in questo caso è bassa, quindi con il moltiplica e con una curva bassa il risultato sarà ancora più, diciamo, più scuro. E possiamo provare a creare degli effetti così. Come vedete, siamo andati a rafforzare questa parte qui della maglia e siamo andati a scurire ancora di più i pantaloni e gli oggetti neri. Proviamo luce soffusa. Luce soffusa è molto utilizzata e soprattutto crea sempre dei risultati molto gradevoli. Ora vediamo un po' che cosa ci combina luce soffusa. Ok, come vedete, io sto giocando praticamente con le curve e vado a muovere i punti sulla curva in base a quello che, diciamo, che voglio, che è quello che voglio dare. Ricordatevi le prime lezioni. Quindi, se ad esempio in questo caso voglio dare maggiore luminosità ai miei pantaloni, vado ad aumentare la curva sulla parte delle ombre. Ora torniamo sul blu. Andiamo a fare delle operazioni sul blu anche abbastanza spinte. Ok, così. Perfetto. Guardate il prima e dopo. Prima, vedete come tolgo subito il livello, l'occhio, diciamo, dice: oddio, cosa sta succedendo? Perché adesso è così morta la foto? E dopo? Perché noi andiamo a creare, ad enfatizzare appunto questo contrasto, andiamo a creare questo mood all'interno delle nostre foto, andiamo ad effettuare tutte queste operazioni che diciamo, non sono invasive nella nostra foto, però comunque ci permettono di esprimere meglio il nostro concetto. Togliamo questo livello curve e apriamo un'altra foto. Per la gioia delle ragazze, ho preso una foto che praticamente c'è questo party appunto tra ragazzi, quindi adesso non mi potete dire niente. Andiamo a creare qualche effetto anche qui. Ora, questo scatto, come lo possiamo evolvere? Allora, pensiamo ad esempio a 300. Ecco, 300 ha una color correction fenomenale perché ha questi contrasti molto molto forti e questo colore giallo su tutta appunto la pellicola, giallo e arancione. Mamma mia, a me proprio piace da morire. Come facciamo? Creiamoci un nuovo livello di regolazione bianco e nero. E impostiamo il metodo di fusione su luminosità. Perché la foto torna a colori? Io ho impostato il metodo di fusione luminosità. Dovrei vedere una foto in bianco e nero. No. Gli stiamo dicendo esclusivamente: guarda, di questo livello in bianco e nero, tu prendimi soltanto la luminosità, il colore lascialo allo sfondo, quindi prendilo dallo sfondo, ma da questo livello tirami fuori la luminosità. E andiamo a vedere qui. Il rosso, ad esempio, in questo caso, parte dal nero e finisce al bianco, quindi parte, passatemi il termine, da una zona molto più scura a livello di luminosità e molto più chiara. La stessa cosa per i gialli. Molto più scuro e molto più chiaro. Ora, guardate cosa succede se io vado a modificare i rossi. Vedete i corpi dei ragazzi? Come si scuriscono o schiariscono? Perché vado a modificare esclusivamente la luminosità di questo colore. La stessa cosa posso fare per i gialli. E quindi posso andare sempre di nuovo a modificare la mia luminosità.
Ora, un'altra operazione che posso effettuare, qual è? È quella di inserire, diciamo, tutte queste operazioni in maniera molto più, diciamo, molto più leggere. Quindi, invece di inserire luminosità, proviamo a fare luce soffusa. Guardate come creo più contrasto sul corpo dei modelli. Vedete un po' prima e dopo. Solo con un livello in bianco e nero in luce soffusa. Ma ad esempio posso andare anche a modificare l'opacità per dire se voglio effetto più o meno marcato. Per esempio prendiamo un sovrapponi. Vedete l'effetto molto più forte. Ad esempio potrei decidere di scegliere un effetto più basso. Oppure potrei anche decidere di tenere normale. Di andare ad enfatizzare il più possibile il contrasto tra i corpi dei vari modelli. Ok, e poi potrei decidere anche di tenere l'opacità bassissima per creare questa sorta di, diciamo, di desaturazione dell'immagine, però desaturazione controllata a zone. Vi sto facendo vedere una serie di effetti che poi voi potete applicare dappertutto sulle vostre foto. Ora non è che funzionano solo sull'incarnato, funzionano da qualsiasi parte. Ad esempio, per quanto riguarda la vegetazione, fare questo gioco qui con il bianco e nero e poi mettere luminosità, utilizzare il comando dei vertici permette di avere un controllo appunto sulla vegetazione molto 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 bello e ci consente di schiarire tantissimo i prati, ci consente di dare più tridimensionalità, più contrasto. Ok, allora andiamo su, prendiamo luce soffusa da qui, creiamo un po' più di contrasto. Ok, poi andiamo su livelli curve. E creiamo un contrasto ancora più spinto, come in questo caso. Ora, vedete che il colore, diciamo, ci sta salutando? Mettiamo il metodo di fusione in luminosità. Così dice, ok, tu prendimi solo ed esclusivamente la luminosità di questo livello e lasciami intatto il colore che c'è sotto. Ok, e andiamo avanti, ad esempio, possiamo inserire un filtro fotografico. Il filtro fotografico cosa fa? Dà un tipo di colore, tipo filtro caldo, filtro più caldo, alla nostra immagine e quindi ci consente di creare delle variazioni, ci consente di applicare delle dominanti molto spinte sulla nostra foto. Come vedete, più caldo così, o ad esempio possiamo scegliere un tipo di colore e applicare questo colore. Ora, utilizzare il filtro fotografico equivale a inserire un colore pieno in modalità colore. È uguale, fa la stessa identica cosa. Posso tornare indietro sulle mie curve? E utilizzare ancora, modificare il contrasto. In questo caso, ad esempio, posso creare sopra un filtro bianco e nero, provare a mettere la luminosità e vedere un po' come si comporta in questo caso, se si comporta meglio adesso o prima. Come vedete, non funziona molto bene perché mi va a spaccare molto le luci, quindi provo a fare un luce soffusa. Ok? E quindi ho questo effetto molto, diciamo, molto, molto crudo sulla mia immagine. Se per qualsiasi motivo, ad esempio in questo caso qui, lui risulta troppo chiuso, ricordatevi che abbiamo a disposizione sempre una maschera. La maschera di livello, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, serve appunto a localizzare oppure a
togliere un determinato effetto su un livello. Quindi prendiamo un pennello di colore nero, lo allarghiamo e in questo caso abbassiamo l'opacità, non so, di 30% e andiamo a togliere l'effetto su di lui. Ok, lo possiamo fare anche da curve. Ora, sulle curve è un po' troppo forte, ok, quindi possiamo tornare indietro con qualche passaggio di storia. Guardate, prima e dopo. Vedete che lui, in questo caso, non viene toccato per niente? Se è troppo forte l'intervento, possiamo sempre prendere un bianco e tornare ad applicarlo. Questa era l'originale. Bam! Molto piatta, molto senza, diciamo, espressione. E questo è l'effetto finale. Quindi andiamo a dare questi viraggi, questi effetti creativi con i vari, diciamo, metodi di fusione, con le varie, con i vari livelli di regolazione, con, diciamo, tutti questi piccoli trucchetti combinati tra di loro. Ora, ci sono delle tecniche molto lunghe, molto complesse per produrre un determinato tipo di effetto, però non è quello che vogliamo vedere oggi. Oggi diciamo che vogliamo stimolare un po' la nostra creatività e iniziare a smanettare un po' su queste, con queste cose. Ora, cancelliamo il tutto. Ok, e passiamo all'ultima immagine. Ora, questa immagine qui vi faccio vedere l'originale. È nettamente diversa, ok? Questo è quello che vi dicevo, questa è la ripresa reale, realistica. Faccio clic con la macchinetta fotografica. Questo è quello che io voglio tenere, il messaggio che voglio dare. Quindi voglio dare una macchina un po' in corsa, voglio dare un effetto molto verde nel panorama, voglio dare questi raggi di luce molto forti, voglio dare la macchina che abbia quel tono non troppo impastato con tutto il resto del panorama. Andiamo ad analizzare punto per punto. Ok, la prima cosa che faccio in questo caso è quella di aggiungere degli effetti di luce. Vedete sopra qui all'albero? Come faccio ad aggiungere questi effetti di luce? In maniera molto 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 semplice. Ovviamente qui vi serve per forza una tavoletta grafica. Vado a creare un nuovo livello. Vi chiudo questi per comodità. Ok. Vado a creare un nuovo livello e con un pennello di colore bianco, leggermente sfumato, ok, vado a creare questa sorta di raggio. Ok? La stessa cosa la faccio qui. Ora, diciamo, esagero un po' per farvi vedere l'effetto. Come vedete, io soltanto con un pennello, opacità 32%, ovviamente attivando i controlli del flusso e il controllo di opacità in base alla pressione della tavoletta, ho creato un raggio di luce che colpisce la mia auto. Andiamo indietro e vediamo un po'. Ecco qui. Se io vi faccio vedere soltanto il livello, in questo caso non si vede tanto bene, vi faccio vedere con lo sfondo nero, lo metto sotto, vedete? Questo è quello che ho creato con la tavoletta, andando poi a sfumare un po'. Continuiamo. Un altro metodo è questo qui, praticamente il bilanciamento colore. Guardate un po'
quanto è forte, quanto è in grado di cambiare la comunicazione di una nostra foto, solo ed esclusivamente questo livello inserito in modalità normale con opacità al 100%. Vedete, prima e dopo, un solo livello. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Faccio doppio clic qui. Questo metodo di regolazione si chiama bilanciamento colore. Vado qui e trovo bilanciamento colore. Come funziona il bilanciamento colore? È in grado di cambiare il colore delle mie, diciamo, zone, ad esempio nei mezzi toni, nelle ombre e nelle luci, in maniera molto selettiva. Un po' quello che facevamo prima con le curve. Vi ricordate all'inizio lavoravamo col punto in basso ed erano le ombre, lavoravamo col punto in alto ed erano le luci, mentre qui con un solo strumento chiamato bilanciamento colore possiamo fare il tutto. E ora andiamo a vedere un po'. Le regolazioni più forti, più potenti, le troviamo nei mezzi toni. Quindi se facciamo un cambiamento nei mezzi toni, cambierà molto il look della mia foto. Andiamo a vedere un po' le ombre. Allora, cosa ci dicono le ombre? Le ombre ci dicono, abbiamo una leggera dominante di blu, mischiata con un leggerissimo verde più 4, e abbiamo una forte dominante di ciano. Quindi praticamente le ombre sono fortemente blu ciano, ok? E infatti guardiamo l'auto qui, blu in questo caso, qui sotto è blu, qui è blu, ok? Andiamo a visualizzare ad esempio le luci. Le luci abbiamo una forte componente di ciano e abbiamo un leggero verde e abbiamo un più 7 di blu. Ora, il ciano che vedete qui, all'interno di queste luci qui, guardate se io vado a spostare, vedete come tutto diventa molto più rosso, molto più viola, ok? Il verde che vedete in questione qui è anche il verde delle foglie, quindi nei punti più chiari delle foglie. Ma andiamo a vedere per esempio i mezzi toni. Nei mezzi toni troviamo molto rosso, molto blu e una leggera dominante di magenta. Guardate un po' che cosa succede. Se io mi sposto verso il giallo, ecco che tutta la foto tenderà al giallo. Mi sposto verso il blu ed ho questo slittamento nei mezzi toni. Stessa cosa, tutta ciana, invece così ho questa dominante di rosso nel terreno. Il trucco in questo caso qual è? È quello di cercare di ottenere il più possibile una differenza, uno staccamento tra lo sfondo e l'oggetto che stiamo comunicando, l'effetto. Come? Questo stacco lo possiamo ottenere attraverso il colore, attraverso il contrasto, in vari modi. L'importante è che comunque la scena generale non sia troppo impastata, come in questo caso. Ma avete visto come con un singolo colpo di luce e con un singolo livello di regolazione, bilanciamento colore, siamo riusciti a creare un mood molto più creativo e molto più realistico, diciamo, molto più forte per il nostro messaggio. Poi possiamo inserire con un pennello nero sotto le ombre, possiamo andare ad inserire degli effetti qui, con un pennello bianco di richiamo per quanto riguarda le zone, possiamo inserire degli effetti di luce, come in questo caso qui. Questo tutto fatto con i pennelli, tavoletta, grafica, pennello bianco e si creano questi tipi di pennellate. Poi possiamo inserire questo effetto di movimento. Ora, l'effetto di movimento in questo, diciamo, in questo tutorial, in questo webinar non viene visto, ma altrimenti lo trovate qui, filtro, sfocatura, effetto movimento e potete decidere l'angolo, diciamo, del movimento. Poi andiamo ad inserire altri dettagli, come per esempio possono essere delle scritte. E poi, in ultima analisi, andiamo a capire qual è quella zona che in questo caso ci dà fastidio.
Andando ad analizzare un po' la nostra immagine, troviamo che tutto è verde in questo caso qui, con una bella botta, diciamo, di viola in questo caso, e qui c'è questo violetto su tutta la macchina. Ora, la macchina in realtà non è così, non ha questi colori, quindi poi anche in fase di stampa potremmo avere dei problemi. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo desaturare il tutto, desaturare questa zona qui. Guardate un po'. Vedete? Ora abbiamo riportato il colore, la macchina, al colore naturale. Prima e dopo. Come vedete, il colore è molto simile, è soltanto un po' più scuro. Come facciamo a riportare il colore originale della macchina? Dobbiamo utilizzare un livello tonalità saturazione. E questo è un altro giochetto molto molto interessante, un altro livello di regolazione molto interessante. Clicchiamo qui, scegliamo tonalità saturazione. Prendiamo il comando colora. Colora cosa fa? Va a diciamo, colorare, a sostituire il colore nella nostra immagine. Come vedete, puff, colora. È tutta quanta monocromatica. Ora ci dobbiamo concentrare solo ed esclusivamente sulla nostra macchina. Quindi facciamo un colore che assomigli un po' al colore caffè. Ok, poi avendo visto sempre la precedente lezione, mi raccomando, invertiamo la maschera, quindi con Command E, e sempre con un pennello di colore bianco. Andiamo a tirarci fuori il colore precedentemente settato. Ok, sembra che in questo caso no, non sto facendo niente, poi vi faccio vedere. Ok, molto velocemente, così giusto per farvi rendere conto del prima e dopo. Francesco, Sì. mi hanno segnalato che la tua voce rispetto invece alle variazioni su Photoshop, specialmente in queste ultime azioni, è rilento, non i soliti 3 o 5 secondi, quindi se per cortesia puoi aspettare un attimo in più quando vai avanti. Ok. Grazie. Quindi dicevo, questo è il prima e questo è il dopo. Bisogna trovare la giusta combinazione per quanto riguarda la creazione di un livello di regolazione tonalità saturazione con metodo colora. Come vedete, qui abbiamo metodo colora, tonalità 32, saturazione 25. E questo un po' era il mio colore originale della mia macchina. Però anche qui dobbiamo andare sempre un po' a istinto, un po' ad occhio, quindi sta a noi decidere quale effetto applicare e quando applicarlo. La maggior parte li trovate qui, misurati con i metodi di fusione. Veramente potete effettuare il 90% degli effetti creativi in Photoshop con soltanto questi due comandi. Ora, il consiglio che vi do è quello comunque di installarvi altri plugin, come ad esempio ColorFX Pro, no, che in questo caso qui non c'ho, ce l'ho su Lightroom, come ColorFX Pro della NIC Software, che ci permette comunque di ottenere veramente degli effetti creativi in pochissimo tempo. Però voi sperimentate, non utilizzate soltanto i plugin e poi avete le foto tutte quante uguali. Consiglio che vi do, diciamo, non tanto da tutor, ma da fratello, mettiamola così, è quello di voi dovete trovare un vostro stile nel produrre le immagini e nel produrre le foto. Solo così vi permetterete
potete differenziare nella massa, soprattutto in questo momento dove c'è veramente di tutto sul mercato, trovate veramente di tutto. Trovate il vostro stile, fatevi la vostra tecnica, scegliete le vostre, i vostri metodi di fusione, scegliete il, i vostri, diciamo, i vostri gradienti, i vostri colori preferiti. Fatevi un vostro stile, fatevi riconoscere. Dico, ah, questa immagine è fatta da Serena, ah, questa immagine è fatta da Mirko. Ok, fatevi riconoscere e sicuramente avete anche più possibilità di mostrare il vostro lavoro. Diciamo che per oggi questa lezione sugli effetti creativi è terminata. So che è una lezione molto concentrata, quindi dove ho buttato dentro molti concetti, ma serve proprio per stimolarvi la mente. Quindi non replicate quello che ho fatto in questo tutorial, cercate di capire quali sono i concetti, quindi capire come funzionano i metodi di fusione, sperimentare con tonalità, saturazione, bilanciamento colore, con le curve, mischiare tra di loro e creare qualcosa di vostro. Grazie. Grazie a te. Riprendo un attimo il monitor, perché vorrei ricordare a tutti quanti che questo fine settimana possono incontrarti a Roma. Eccoci qua, adesso tutti dovrebbero vedere la mia slide. Quindi il 7 e l'8 dicembre Francesco sarà ospite speaker al Creative Pro Show a Roma, organizzato dall'altro nostro coloratti Martin Benes. Francesco farà una presentazione domenica 8 dicembre alle 4, presentando uno dei suoi lavori che è stato poi pubblicato su Vogue. E inoltre sarà sia il sabato appunto che tutta la giornata della domenica a disposizione se avete dubbi o domande sui prodotti X-Rite e Pantone. Quindi andate sul sito www.creativeproshow.com e registratevi perché ci sono pochissimi posti. Per ulteriori informazioni vi ricordo il suo sito e blog digitalpostproduction.it e per quanto riguarda le domande ce ne sono giusto due, Francesco, che forse ti posso passare per email perché si riferivano proprio alla parte iniziale. Okay. E quindi le puoi riguardare e so che in 24 ore veloce e spedito risponderai. Okay? Perfetto, perfetto. Ok, va benissimo. Grazie tante, grazie a tutti voi che siete stati con noi anche oggi. Non mancate all'ultima lezione per avere anche l'attestato di partecipazione. E per qualsiasi cosa potete anche continuare a scrivere a photomarketing@xrite.com. Grazie a tutti e buona serata. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.